di nuovo, vogliamo creare no, questo famoso tool di project management, no? Allora, per cui iniziamo. Prima cosa che dobbiamo fare saranno due fogli di, chiamiamolo, data entry. Ok, sarà un foglio con tutti i nostri progetti, con tutte le varie informazioni che ci servono, proprietà, priorità, responsabile, tutte queste cose qui, e un foglio dove andremo ad aggiornare i nostri progetti, l'avanzamento. Ok, perché in particolare questa ragazza ha bisogno di aggiornare l'avanzamento, a volte l'avanzamento è semplicemente in percentuale e lo decide lei, a volte è in numero di pezzi venduti o che ne so, e quindi è un qualcosa di numerico, però diciamo che ci saranno questi due fogli. Per cui creiamo il nostro bellissimo database di progetti, per cui ci mettiamo qua il progetto, e adesso dobbiamo creare la nostra tabella, e infatti qua entra il primo errore classico che si fa in queste situazioni: non si mette in formato tabellare, ma noi ne abbiamo bisogno del formato tabellare, per cui ci mettiamo il progetto e adesso ci mettiamo qua tutte le informazioni che per noi sono importanti in un progetto, per cui ci mettiamo responsabile, priorità, tipologia. Adesso non mi ricordo cos'altro mi aveva detto, però mi perdonerà se intanto non lo faccio tutto, però qua vedete possiamo mettere qualsiasi cosa. Mi sembra che lei avesse anche durata, in particolare le interessava lungo termine o breve termine. Ok, durata, e poi ci mettiamo completamento. Ok, che lo prenderemo il completamento dalla tabella dei completamenti, ovviamente. Perfetto, adesso mettiamo un po' di dati dummy. Quindi ci mettiamo prog 1 e mettiamo fino a prog 7, così abbiamo un po' di progetti. Ok? Tra l'altro vedete che con l'autocompletamento, quando c'è un numero alla fine, ve lo spamma fino al 7, trascinando in giù. Responsabile, supponiamo che ci siano due responsabili, Alex, Luca, anzi diciamo 3 e Teresa. Teresa è il mio nome preferito per... quando devo scegliere i dati dummy da donna, non so perché, Teresa verde di solito è. Ok. E adesso qua, ovviamente, dati random, per cui io ci metto priorità urgente, alta e media. E mettiamo sempre l'ultimo chat. Anzi, facciamo media, questo così, variamo un po' di dati. Tipologia, come vi dicevo, è soltanto lungo termine e breve termine, per cui long term, short term. Perfetto. Durata, adesso questo lo prenderemo poi dal nostro elenco, per cui se ad esempio abbiamo che il primo, come si dice, la prima entry è a dicembre e la seconda entry a febbraio, qua faremo risultare 3 mesi, per cui questa è una formula, e il completamento in percentuale è sempre una formula, per cui questo lo lasciamo così. Ok, per cui facciamo il nostro CTRL T per creare una tabella, mi raccomando con le intestazioni. Perfetto, grande Salvatore, io ci provo, poi io trovate tutto su YouTube. Di nuovo, regà, io qua vado abbastanza veloce, ma perché sennò è veramente una sbatta, cioè questo non è tipo un video tutorial, no, in teoria è creato come siamo qua, ci facciamo due chiacchiere, mi vedete lavorare, se ci imparate qualcosa ancora meglio, però in teoria non dovrebbe essere tipo un video tutorial. Poi comunque vedete tutto su YouTube, tra l'altro con le chiacchiere tagliate e montato un attimo meglio, per cui se vi perdete qualcosa non vi preoccupate, ok? Per cui abbiamo tutto questo e siamo tutti contenti. Quindi chiamiamo questo foglio qua progetti. Il secondo foglio lo chiamiamo avanzamento. Ok. Allora, l'avanzamento ci dobbiamo mettere la data, per cui il giorno in cui io ho segnato il mio avanzamento. Ok. Progetto, chiaramente. In questo caso sempre la ragazza aveva bisogno di sapere per ogni avanzamento, questo è più un appunto per lei, diciamo, o note, mettiamolo note che è più carino, aveva bisogno di sapere per lei il perché di questo avanzamento, per cui lei metterà progetto 1, avanzamento 50% o 30%, e deve scriversi il perché di questo 30%, e anche qua il bello del formato tabellare è che ci possiamo aggiungere
tutte le informazioni che vogliamo, perché infatti quando mi stava parlando, quando abbiamo fatto la call, diciamo, dove mi spiegava il problema, lei mi diceva, mi piacerebbe aggiungere questo, mi piacerebbe aggiungere questo, e io le dicevo semplicemente, non è nessun problema, basta aggiungere nuove colonne, per cui è davvero molto molto facile. E qua ci mettiamo completamente, sempre in percentuale, ok, Ctrl T, così creiamo il nostro, la nostra tabella, che chiamiamo TB completamento. L'altra non so se l'abbiamo rinominata, no, per cui questo è TB progetti. Ci metto sempre il TB perché poi è facile cercarle all'interno dell'IntelliSense, per cui quando io ci metto il TB e poi scrivo una formula, quando scrivo TB mi vengono fuori tutte le mie tabelle, per cui è facile utilizzare questi riferimenti. Tra l'altro, ragazzi, sto dando abbastanza per scontato che si sappia utilizzare Excel. Non è questo un corso base, questo è già un corso tra virgolette avanzato, per cui spero mi perdonerete, online, sia sul mio canale che dappertutto trovate i corsi normali. Per cui scriviamo intanto il primo stato di avanzamento e adesso c'è già il primo tra virgolette problema, perché noi non vogliamo riscrivere ogni volta il nome del progetto perché siamo sicuri di fare degli errori, soprattutto se magari i progetti non si chiamano in maniera così, ma magari si chiamano creazione della nuova campagna marketing e uno scrive creazione campagna marketing e ovviamente viene sbagliato. Per cui vogliamo avere tutto questo elenco progetti come drop down per questo progetto qui. Per cui noi dobbiamo utilizzare gli intervalli denominati. Per cui io mi seleziono tutta la mia colonna, quindi da A2 ad A8, quindi selezionando nella testata della colonna finché la freccetta non viene nera e cliccando. E poi qua chiamiamo RNG per range, che sarebbe intervallo denominato named range, range progetti. Ok, dobbiamo ricordarci questo nome qua. Perché poi qua utilizziamo su dati il convalida dati per far venire fuori il nostro elenco, ci mettiamo uguale RNG progetti e adesso abbiamo un bellissimo drop down non solo con tutti i nostri progetti, e questa è già una cosa molto carina, ma se un domani ci aggiungiamo un nuovo progetto, qua viene fuori il nuovo progetto, assolutamente quello che volevamo. E adesso cominciamo a capire, quindi inseriamo un po' di diciamo avanzamenti per capire se sta funzionando oppure no. Per cui quello che dovrà fare questa ragazza è scrivere, ok, progetto 3, note, siamo andati avanti bene, e adesso ovviamente sto inventando, completamento 30%. Ok, per cui ci mettiamo qua la percentuale e ci metto 30%. Tra l'altro, cosa importante, e anche qua è semplicemente una specifica tecnica che ha voluto questa ragazza, non mettiamo il completamento giorno per giorno, ma proprio il completamento finale, quindi al 20 del 9 siamo al 30%. Se al prossimo, mettiamo che domani lo aggiorno e ci metto il mio prog 3 e lo metto al 50, non significa che devo fare 30 più 50, ma semplicemente che è al 50, ok? Si può fare anche con i più, non è il nostro caso e va bene così, ok? Per cui, e tra l'altro, vediamo che il trucchetto è che se vedete io vado qua su B4, non c'è il mio drop down, per cui non mi viene facile, diciamo, creare le nuove righe. Però questo drop down c'è all'interno della tabella. E in realtà se io come prima cosa scrivo la data, quindi supponiamo che adesso siamo al 1 ottobre, quindi 01/10/2023, questo mi fa aggiungere una nuova riga alla tabella e per cui abbiamo adesso il nostro drop down. Per cui ci aggiorniamo un nuovo progetto, le note tanto non ci servono e le mettiamo al 30%, facciamo 20%, così cambia un po'. Quindi abbiamo due progetti, nuovo progetto è già qualcosa, cioè nel senso già siamo a un punto abbastanza decente. Ok, adesso qua dobbiamo creare la formula per la durata e per il completamento. Tra l'altro ci tengo a dire che così come la mia prima live di Twitch, anche questo progetto tipo non ho mai provato a farlo, per cui non è una formazione, proprio perché secondo me la parte bella non è tanto tipo fare una formazione su come si fa sta roba, cioè va bene, ok, però secondo me il bello della live è anche vedere il problem solving come si fa in Excel, perché ad esempio non mi viene adesso così naturale
creare la formula per la durata, però adesso ci ragioniamo insieme, tra virgolette. Tra l'altro, vengo qua, ok. Di nuovo ragazzi, questa prima live, scusate se non vi vedo i messaggi e non ci rispondo, settimana prossima molto più schermo, per cui vedo da una parte la chat e da una parte posso lavorarci. Per cui la durata, allora, bel tema, vediamo un po', noi dobbiamo calcolare la prima data della prima entry di questo progetto e praticamente fare la differenza con la data dell'ultima entry di questo progetto, ok? Per cui per fare la differenza di una data ci viene abbastanza facile, perché possiamo fare giorni lavorativi, ok? In questo caso è la differenza di giorni lavorativi. Anche qua, se lo vogliamo in giorni o mesi, cioè magari dopo ce la aggiustiamo, per adesso mi viene facile farlo questo qua. Allora, come calcoliamo la data iniziale? In realtà è abbastanza semplice, perché bisogna utilizzare il min più se. Perché noi vogliamo la data minima di un certo range, quindi del range delle date dell'avanzamento, dove però il progetto è progetto 1. Per cui andiamo a scriverci il nostro TB completamento, aperta quadra, data. E qua tra l'altro no, chi mi ha già seguito su Tutored o su Joiners, spero che nessuno mi abbia sapere che ho chiamato Tutored. L'utilità delle tabelle è proprio questa, che io non devo andare di là e selezionarmi la colonna data, ma se io scrivo TB completamento e apro quadra, non so se avete visto, mi dà tutti i miei campi all'interno della tabella, e questa è una figata quasi assurda. Ok, per cui abbiamo il nostro TB completamento. Il primo criterio è che il TB, cioè che la colonna progetto della TB completamento, tra l'altro qua vado a capo, così è un po' più carino, deve essere uguale a progetto. Intanto vediamo che cosa succede soltanto così, magari ci tolgo questi giorni lavorativi, così vediamo un attimo che cosa viene fuori. Dobbiamo metterlo in formato data per adesso. Anche qua, questo è proprio debugging 101, no? Cioè nel senso, io non ho idea di che cosa faccio ogni pezzo di formula, per cui calcolo un pezzo di formula e vediamo che cosa succede. Però già mi sembra che siamo sulla buona strada, perché il progetto 3, di cui ho due entries, quindi 20 del 9 e 21 del 9, mi ha preso quella più vecchia, perché lui ha preso il minimo della colonna data dove il progetto è uguale a questo progetto. E quindi se ad esempio io ci metto un numero inferiore, perché supponiamo che qua ci sia un entry che sia al 15 settembre 2023, ma è del progetto 2, supponiamo, facciamo 10%, questa non me la prende, e non ho le formule calcolato automaticamente. Questo tra l'altro serve per i fogli molto grandi, nel caso di chi sta chiedendo. E per cui adesso abbiamo che il 15 me l'ha calcolato correttamente, però questo è rimasto il 20, perché la minima data del progetto 3 è proprio il 20. Quindi molto carino, mi sembra che questo funziona. Di conseguenza, se questo funziona, funzionerà anche la formula per trovare la data massima, che sarà la stessa identica cosa, soltanto che con max più 6. Per cui intanto ci mettiamo i nostri giorni lavorativi, tot, così. Quindi questa è la data iniziale, e adesso punto e virgola ci mettiamo qua max più 6. Max più 6. E adesso chiaramente dobbiamo convertire questo in numero, perché mi ritorna un numero, e vediamo che due giorni è la durata del progetto 3, un giorno è la durata del progetto 2, progetto nuovo non me l'ha preso e Dio solo sa il perché è del 10, ah, perché è 0 giustamente, però è strano che questo l'abbia preso, però tanto non possiamo fare. Dovremmo vedere se adesso io ci metto 10, ah, perché il giorno 1 del 10 probabilmente è un giorno festivo. Se ci metto 10 10 20 23, nuovo progetto, mettiamo il
prima era il 20, mettiamo 60%, adesso dovrei avere tipo 9 o 8 giorni di durata, esatto, 7 giorni perché c'era il weekend in mezzo. Molto carino, molto carino. Tra l'altro qua mettiamoci sempre mio, Alt, LT, 7, perfetto. Per cui la durata ce l'abbiamo, magari la possiamo pure mettere senza virgole perché tanto è in giorni. Durata, GG, good game. Perfetto, e quindi ce l'abbiamo. Tra l'altro, come vedete, cioè io sto semplicemente lavorando, cioè non sto, cioè sto spiegando perché siamo in live, però sto proprio lavorando. E completamento ci mettiamo sempre max più 6. Quindi voglio il massimo del TB completamento, completamento percentuale, sempre dove il progetto è uguale al nostro progetto, perché dobbiamo andare a TB completamento progetto. Il nostro progetto. Perfetto. Percentuale. È già molto carino. Ok. Per cui, allora, secondo me la cosa che qua tutti sbagliano è il modo in cui si formattano le cose. Perché le persone non accettano, e non so perché, che questo sia il format corretto. Non ci possono essere dei titoletti qua in mezzo. A me dispiace, lo so che è bruttissimo, ma non ci possono essere dei titoletti qua in mezzo. Non possiamo separare queste cose, cioè dobbiamo impostare tutto sempre come se fosse un database. Ok? Torno qua. Esatto, scrivere il chat. Ogni tanto però vedete che controllo. Ok. E quindi dobbiamo formattarlo così. A me dispiace, raga. Neanche a me piace, però così è la situazione. Ok. E adesso no, in realtà. Ad esempio, a lei aveva bisogno della descrizione del progetto. Descrizione, e qua glielo lasciamo vuota perché poi si arrangia lei. Cosa da responsabile, priorità, tipologia e business unit. Business unit. Ok, e anche qua poi si arrangerà. Perfetto, perfetto, avanzamento ce l'abbiamo. E adesso in realtà noi abbiamo tutto. Perché qua l'unica sbatta, che però gliel'ho messo in chiaro, e lei mi ha detto che è comunque molto meglio rispetto a quello che fa adesso, è che per ogni progetto, prima di fare una presentazione davanti al suo CEO o chi di conseguenza, deve andare qua e aggiornare il completamento di ogni progetto. Che è un po' più sbatta che non andare qua e scriverlo a manina, però questo ci consente di avere lo storico, e questa era una cosa che a lei importava molto e che non poteva fare altrimenti. Quindi questa, raga, è un'altra lezione super super importante. Se volete avere uno storico, dobbiamo per forza avere due tabelle diverse, quella che si chiama una tabella di anagrafica e quella che si chiama una tabella dei fatti. Quindi no, una tabella dove andate a segnare con la tabella data, ogni data in cui volete aggiornare roba, dobbiamo segnarci l'avanzamento. E quindi in questo caso possiamo vedere ad esempio il progetto 3, quando è che è andato avanti, perché è andato avanti, eccetera eccetera. Per cui ad esempio se noi ci mettiamo il progetto 3, che il 15 luglio era ancora al 20%, vedremo poi nel nostro grafico temporale che praticamente d'estate questo progetto è rimasto bloccato e poi per fortuna a settembre è ripartito ed è arrivato al 50%. Ok. E tra l'altro mi fa venire in mente che qua abbiamo anche purtroppo scadenza, anzi deadline, informato, data. Ok. Molto carino, molto 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 carino. Adesso direi che possiamo iniziare con i nostri bellissimi grafici. Per cui adesso no, questo qua è lo spazio di lavoro della nostra carissima amica. Quindi lei qua si aggiungerà i suoi progetti quando gli arrivano nuovi progetti. I progetti adesso magari quando finiremo con il grosso del tool. Per chi non ancora sbatta di ascoltarmi, andiamo a vedere ad esempio come facciamo a segnare i progetti come completati e non farli venire fuori nelle varie cose. Come facciamo a tutte queste cose qua. Ok.
quindi diciamo i dettaglini. Adesso stiamo ancora ad alto livello, poi faremo i dettaglini poi. Ok. Per cui adesso facciamo primo report. Report responsabile. Tra l'altro mettiamoci pure un po' di business unit, facciamo pure IT e logistics. Tra l'altro poi sempre nella parte di logistics, sempre nella parte finale dei dettaglini e della gente che ancora la sbatta di ascoltarmi, tutte queste cose, quindi responsabile, priorità, tipologia, business unit, devono essere messe con un drop down. Per cui io non voglio che lei ogni volta scriva Alex, Luca o Teresa, perché sicuramente sbaglierà prima o poi, così come alta, media, urgente. E quindi tutte queste cose che sono costanti, che sono, è importante che siano costanti, devono essere con un drop down, perché altrimenti sicuramente sbaglia. Non perché non sia brava, ma perché tutti sbagliamo, chiaramente. Okay. E poi ad esempio magari potremmo mettere che ad esempio in ritardo, per cui ci possiamo mettere, no, se questo qua, se il completamento è sotto il 100% e abbiamo oltrepassato la deadline, questo viene segnato come in ritardo, no? Quindi tutti questi dettaglini che poi mi piace dare ai miei amici perché gli voglio bene, quelli li facciamo alla fine. Report responsabile. Quindi come sempre io ci metto un bellissimo titoletto, facciamo report settimanale progetti, mettiamo un attimo carino grassettino, così va bene, questo accorciamo e ci togliamo la nostra infine. Allora, una cosa molto importante: se vogliamo l'avanzamento dei progetti, dobbiamo per forza far puntare la nostra tabella pivot qua, ok? E quindi ci perdiamo un po' di informazioni relative ai progetti, no? Perché non ho scritto né il responsabile, né la priorità, né la tipologia, né la business unit. Allora, lo farò sia per chi ha Windows e sia per chi ha Mac, perché purtroppo la mia amica ha il Mac, per cui non posso utilizzare quello che si chiama Power Pivot, ok? Perché in realtà con Power Pivot tutta la nostra vita sarebbe risolta, perché possiamo collegare l'avanzamento ai progetti e per cui tutto si risolve. Per cui vi faccio vedere come si fa, quindi se non avete ancora Power Pivot, opzioni, componenti aggiuntivi, Power Pivot per Excel, componente aggiuntivo com, quindi qua componenti aggiuntivi com, vai e flaghiamo Power Pivot, ok, io ovviamente già. Adesso noi possiamo aggiungere anche qua, non mi addentrerò su che cos'è Power Pivot, raga, altro momento, magari me lo scrivete se avete voglia di una live solo su Power Pivot, però adesso me lo date per buono, semplicemente serve a collegare le tabelle tra di loro. Per cui io aggiungo al mio modello di dati la prima tabella. Ok. Nel vostro computer se ci mette un po' è normale. E aggiungiamo anche la seconda tabella. Tanto poi non utilizzeremo questo formato perché su Mac non è disponibile. Però se io collego poi le due tabelle, tramite ovviamente la colonna progetto, eccolo qua, adesso posso utilizzare tutti i campi in una tabella pivot. Per cui se adesso io creo una tabella pivot da qua, quindi una tabella pivot basata su Power Pivot, la mettiamo nel nostro report responsabile, tipo qua. Vedete che qua non ho più solo l'elenco dei campi, ma ho tutte le mie tabelle, e per cui io ci posso mettere responsabile e priorità e suddividerlo per data, che è qualcosa nell'altra tabella, ok? E questa è ovviamente una figata assurda, per cui qua dovremmo metterci semplicemente il max. Però e vedete che ovviamente noi abbiamo Alex, i progetti, che così non ha nessun senso, quindi mettiamoci anche il nome del progetto. Abbiamo il nuovo progetto di Alex, è al 60% ad ottobre, possiamo anche espanderlo e vedere che è stato messo così.
per cui ce l'abbiamo. Tra l'altro non avevamo messo qualcosa a luglio. Ah no, nel progetto 3 che aveva a luglio. Per cui questo qua, vediamo che a luglio era al 20% e a settembre invece era al 50%, perché abbiamo 35%. Ok, però adesso a noi questo non ce ne frega perché questa cosa non è disponibile sul Mac. Per cui ci dobbiamo sbattere e crearci tutti i cavolo di cerca aperte. Questa è la parte più noiosa in assoluto del mio lavoro, perché purtroppo dobbiamo metterci qua e crearci tutte le cose che servono. Quindi responsabile. E tra l'altro so che è una grossissima duplicazione di dati, però per un prodottino così che devi usare manualmente, che avrà al massimo cosa, boh, 2000 righe a farla grande, la duplicazione di dati non è assolutamente un problema. Per cui dobbiamo portarci di qua tutte queste cose qua. Quindi io mi faccio già copia e incolla così mi ricordo. Responsabilità, priorità, tipologia, business unit. La cosa bella è che lo facciamo per un report e poi ce l'abbiamo per tutti. Per cui ci dobbiamo fare uguale. Cerca aperto. Devi cercare il progetto. Nella TB progetti. Responsabile la terza. Falso. Vediamo che succede. Perfetto, ci abbiamo Teresa e poi dobbiamo fare copia e incolla di queste. Così, questa è la quarta, questa è la quinta e questa è la sesta. Ok, questo serve soltanto perché così adesso possiamo creare una tabella pivot direttamente da questa qui. Inserisci tabella pivot normale e abbiamo tutti i dati che ci servono. Tra l'altro adesso abbiamo il piccolo tema che io non ho idea di che informazioni ha bisogno la responsabile di questa ragazza, il CEO e il CEO Global, per cui farò dei report abbastanza generici e un po' a sensazione mia. Però poi sarà lei che mi dirà o che si farà lei da sola, tipo qua ho bisogno di vedere questo, qua ho bisogno di vedere questo, eccetera, eccetera, eccetera. Per cui la prima cosa che io mi immagino possa essere utile è vedere per priorità, per cui vediamo, no, abbiamo soltanto questa priorità, il completamento dei progetti. Per cui mettiamo qua il completamento, dobbiamo sempre metterci il progetto perché altrimenti no, non ha nessun senso vedere il completamento totale. Il completamento va sempre come max perché è il finale, diciamo. Quindi completamento percentuale, sappiamo che non possiamo dare il nome a questo se c'è già qua, con spazio. Ok. Ah, e anche il percentuale lo mettere. Tra l'altro mi dispiace un sacco non vedere la chat perché in realtà ho fatto questa cosa anche perché lavorando da casa spesso non ho tanto modo di interagire con tante persone se non tipo noi, miei amici con cui magari mi faccio qualche call, per cui era anche un po' tipo per tutti noi che lavoriamo da casa o che lavoriamo in ufficio e stiamo smanettando eccetera, almeno per avere un po' di compagnia generale diciamo. Per cui mi dispiace molto non vedere la chat, però prossima settimana la vedremo per cui saremo effettivamente insieme tipo a lavorare. Tra l'altro poi devo trovare un modo per connettere anche il cellulare, perché così quando facciamo pausa caffè, magari tipo all'oretta, facciamo pausa caffè, possiamo fare pausa caffè insieme. Però questa è un'altra storia. Per cui adesso abbiamo tutti i nostri progetti, come sempre io metto il colore blu, priorità. E abbiamo il nostro progetto. Ovviamente qua il totale complessivo non serve a niente, per cui lo togliamo. E abbiamo, no, l'elenco di tutti i nostri progetti con tutte le nostre cose. E magari ci mettiamo qua di fianco un grafico pivot, sempre riguardo all'avanzamento, che fa vedere l'avanzamento dei vari progetti. Per cui va benissimo, però questo non è un grafico pivot. Grafico pivot e non grafico normale, perché quando abbiamo tanti grafici in questa maniera, spesso è un po' complesso fare i grafici normali, per cui io consiglio di usare i grafici pivot, molto banalmente. Ok? E l'unica differenza è che si crea anche la tabella pivot insieme al grafico, che non è un problema perché se non volete la tabella pivot, la possiamo nascondere o mettere in un altro foglio, altrimenti la possiamo lasciare qua.
cui noi vogliamo la data, il progetto e il completamento. Ok, solo che lo vorrei grafico a righe, che è molto più carino. Ok, adesso ovviamente sono andati i dammi, togliamo i pulsanti, avviciniamo le due. Ecco. Ovviamente non è somma, ma è sempre max. Ecco, questa secondo me è la parte meno fancy del mio lavoro, no? Perché adesso farti tutti sti report della Madonna, ci mettiamo una vita e mezza, però va fatto. E anche qua vi dite che voglia hai di aiutare i tuoi amici a farsi sta roba. In realtà per me, a me piace fare queste cose, perché è vero che adesso io tra l'altro spiegando, perdendo tempo per la live eccetera, ci metto magari un'oretta, no? Però nella mia testa questa ragazza, se lo usassi anche per 6 mesi, risparmierebbe 20 ore, una cosa del genere, no? E per cui per me è sempre un guadagno, diciamo, nel fare questa cosa qua. E tra l'altro, no, possiamo vedere luglio, settembre, agosto. Tra l'altro questa è una cosa importante, perché vuol dire che anche ad agosto dovremmo mettere lo stato di avanzamento del progetto, perché altrimenti non si vede questo aumento. Per cui io ci metto qua 15.08.2023, sempre il progetto 3, è rimasto al 30%. E per cui, se io qua faccio aggiorna tutto, vediamo che effettivamente, forse era il 20%, ok, vabbè, vediamo che da luglio ad agosto è aumentato poco, e poi da agosto a settembre invece siamo molto avanti con i tempi, ok? E tra l'altro qua magari i mesi non sono le cose più importanti, ma magari la vogliamo a livello di settimana, questo ovviamente dipende, ok? E adesso qua in realtà c'è poco da dire, no? Perché dovremmo stare qua con la ragazza e mi dovrebbe dire cosa vuole in questo report. Per cui io mi immagino questo. Una cosa che molto probabilmente sarà utile per lei è suddividere le business unit. Per cui noi adesso ci mettiamo uno slicer. E per chi non conosce gli slicers, adesso you're in for a treat. Perché noi ci mettiamo qua quelli che si chiamano slicer, per cui analisi tabella pivot, filtro, abbiamo detto business unit, e questo qua non è altro che, esatto, cioè a tutti gli effetti un filtro. Tra l'altro, se teniamo premuto alt, ridimensioniamo snappando nelle celle, e facendo IT e logistics vediamo che mi cambia i progetti visualizzati. E questo qua non sta cambiando, per cui no, io adesso, se vediamo qua un nuovo progetto, progetto 2, progetto 3, se io seleziono IT, qua viene fuori il progetto 2, ma qua ci sono ancora tutti e tre, perché questo qua è collegato solamente a questa tabella pivot. Se io vado sul filtro dei dati, connessioni rapporto, e lo connetto anche all'altra, ecco che viene fuori il progetto 2 anche qua. E progetto, adesso ci sono tutte e due, per cui se metto solo IT, abbiamo un nuovo progetto e progetto 3, nuovo progetto e progetto 3. Molto, molto, molto carino. Qua non mi fa. Vabbè. Posizioni campo valore, formato percentuale. Ok, ci togliamo anche qua totale, perfetto. E quindi adesso abbiamo anche qua, potremmo aggiungere degli altri slicer, to, facciamolo giusto per renderlo un po' più carino. Ci mettiamo la nostra slicer, ci mettiamo, non so, c'è la tipologia, cos'è la tipologia? Sì, dai, ci piace così. Ok, tra l'altro non ho neanche il mouse, perché non ho modo di appoggiare il mouse, perché avete visto che sono sul cesto della biancheria, per cui è un disastro oggi. Ok, ultima cosa, cambiamo il colore di questi, così sono tutti in tema e ci siamo. Ok,
Adesso di nuovo potremmo creare 30 tabelle pivot. Avete visto che è soltanto una questione di creare tabelle pivot a manetta. Per cui adesso io mi creo un altro report. Faccio post copia. Creo una copia. Fine. Così non dobbiamo rifarci tutto quanto. E ci mettiamo qua. Report. Sì, io. Che magari vuole vedere solo i progetti ad alta priorità. Quindi non gliene sbatte niente di niente, non gli interessa vedere per business unit e per tipologia, ma vuole vedere solo il cambiamento dei progetti ad alta priorità e urgente, facciamo, ok? Per cui adesso ci mettiamo qua, anche questo qua lo possiamo spostare in qua, avviciniamo questo, ridimensioniamo un attimo, no, adesso è un po' così, però per adesso ce la teniamo. Ok, e l'unica cosa che dobbiamo fare è cambiare la nostra tabella più. Per cui adesso ci togliamo una priorità e la mettiamo nei filtri. Ok, e anche qua mettiamo la priorità nei filtri. Questo un nuovo progetto magari vuole vedere la distinzione per business unit, ma solo perché adesso stiamo puramente inventando quello che sta succedendo. Non vogliamo il filtro per business unit. Non vogliamo tutti. Ok. E l'unica cosa che dovremmo fare adesso è filtrare per alta priorità. Alta. Quindi abbiamo soltanto nuovo progetto e progetto 2. Qua ci scriviamo progetti. Tra l'altro, piccola tips. Cambiare sempre il nome delle etichette, per cui non far mai vedere che ci sia scritto etichetta di colonna, etichetta di riga, perché è la cosa più brutta della storia. Progetto data. Top. Tips che io uso sempre: nascondere la parte di dove abbiamo i filtri, così non sembra. E qua ci mettiamo view. E adesso abbiamo solo il report per i progetti urgenti. E anche qua potremmo creare nuove tabelle pivot, nuovi grafici, nuovi slicer, tutto quello che vogliamo, ok? Però questo è il messaggio, se vogliamo, a 360 gradi. Che dobbiamo avere una tabella. Io secondo me non riesco a capire se è controintuitivo per chi non è esperto di, cioè per chi non ha mai lavorato con la programmazione, oppure se è controintuitivo perché è solo una sbatta a compilare l'avanzamento. Però in realtà anche questa qua, dei responsabili eccetera, che sono tutte, cioè, tutte formule, noi non nascondiamo e nessuno deve mai andare a compilarla sta roba, no? Cioè è già fatta, ci sono soltanto tre robe da compilare. Però questo è quello che voi dovete fare. E anche se volete crearvi un tool per la gestione delle vostre finanze, per dire, no, volete segnarvi le spese, poi fare un esempio delle spese, tutte queste cose qua. Questo è il format corretto, dovrete avere una tabella con tutte le categorie di spesa e tutto quello che volete e una tabella dove di giorno in giorno, mese in mese, settimana in settimana, segnate le spese per categoria. È una sbatta, però è proprio l'unico modo. Ok, adesso abbiamo finito tra virgolette l'app, e tra l'altro, giusto per controllare che funziona, progetto 3 50%, siamo al non so, 1,10, facciamo 20 del 10, 20, 23, progetto 3 è finito, siamo al 100%. Ricordiamoci che le tabelle più vanno aggiornate, non ve lo devo dire io, aggiorniamo tutte. Adesso abbiamo che quando io settimanalmente presenterò alla mia responsabile dei progetti, vedrò: ah regà, progetto 3 è finito al 100%. Perfetto, segnato come è finito. Nuovo progetto è al 60%. E qua vediamo l'avanzamento del nostro progetto. Per cui abbiamo che a luglio progetto 3 era qua. Tra l'altro non mi piace che il nuovo progetto non si veda. Poveretto. Ah, perché è nello stesso mese. Per cui mettiamo questo tipo il 21. Quindi se lei di settimana in settimana si è aggiornata sempre tutto, prima della presentazione con la sua responsabile viene qua, e eccolo qua. E abbiamo già tutto fatto. E anche il report del CEO, vediamo se è aggiornato, non, sì, è aggiornato già. Quindi facendo aggiorna tutto, aggiorna tutti i report contemporaneamente.
ci mette poco perché ci sono pochi dati, per cui siamo a posto. Ok. Allora, un'idea molto carina era quella di mettere anche il costo del del progetto. Per cui ci mettiamo qua ad esempio ore, e qua ci mettiamo ad esempio 10 ore lavorate, 5 ore lavorate, 8 ore lavorate, facciamo un po' random. Ok, e ci possiamo mettere qua il costo orario della persona. Ovviamente se il costo orario è a persona conviene metterlo qua. Tra l'altro però non è molto carino perché dovremmo ripeterlo, però ce lo teniamo così. Se il costo orario invece cambia, e quindi ad esempio magari qua sappiamo che il costo orario di queste ore è diverso dal costo orario di queste ore qua, ci dobbiamo mettere qua costo orario. Però, anzi mettiamolo direttamente qua, secondo me è più carino. Oppure ci mettiamo direttamente costo, perché così vediamo sia le ore lavorate, sia il costo effettivo. Per cui magari ci sono costi di materiali o costi X, oppure li vuole semplicemente stimare. E per cui ci mettiamo qua il formato. Ci mettiamo 1.100, 3.000, 25.000. Questo progetto 2 è violentissimo. Per il 10% del progetto, però, follia. 10 euro un po' pochino. Diciamo 10.000, 5.000, 3.000, 10.000. Ok, e quindi siamo qui. Abbiamo fatto questa cosa qua. Adesso facciamo così: facciamo le ultime due cose. Facciamo il in ritardo. Facciamo un completato, dove sarà lei che mette completato o non completato, ok? E mettiamo il ritardo. Per cui il ritardo è facile, cioè se la data di oggi è superiore alla deadline, allora lo segniamo come in ritardo. E questo non è completato, chiaro. Per cui facciamo, giusto per un check, facciamo questo, che la deadline è il 18... 09 2023. Questo facciamo che la deadline è il 25, perché non è ancora in ritardo, 25 09 2023, e questo qua invece deve essere in ritardo, per cui la deadline era ieri, 19 09 2023. Quindi per fare un test se questi funzionano oppure no. Quindi è un se, perché dobbiamo vedere se succede X è in ritardo, altrimenti no. Per cui se oggi, anzi è un condizionale, per cui se e, quindi vuol dire no, serve l'end per i nostri cari amici programmatori tipo me. Se oggi è maggiore, tra l'altro non so se ve l'ho mai detto, ma io non ho il simbolo del maggiore sulla tastiera, quindi devo sempre andare qua. E anche qua dite: perché non cambiate tastiera? Perché mi sono bloccate le viti dentro. Vabbè, una lunga storia, devo cambiare anche computer, però adesso ho un sacco di costi per il trasloco, per cui non è il momento decisamente di cambiare computer. Per cui se oggi è, aspettiamo, oggi è maggiore della deadline e completamente è inferiore a 1, perché sarebbe il 100%, allora, e chiudiamo il nostro, allora scriviamo cos'è il contrario di in ritardo? Non in ritardo. E qua ci mettiamo in ritardo. E per cui abbiamo che questi progetti che non hanno la deadline non sono in ritardo praticamente per conseguenza. Questo qua non è in ritardo. Questo dovrebbe essere in ritardo? No, questo non dovrebbe essere in ritardo perché il completamento è al 100%. Completamento, se oggi è maggiore della deadline e il completamento 100. Ah, ok, c'è 100. Ah, vabbè. E il completamento è inferiore a 100, allora non è in ritardo. Per cui ci siamo. Ok, o forse non dovrebbe essere oggi, ma dovrebbe essere l'ultimo elemento.
la data dell'ultimo elemento, tra virgolette, no, perché altrimenti se noi abbiamo completato dopo, esatto, cioè quindi devo mettere qua, in realtà ce l'abbiamo già qua, il max plus. Esatto. No, esatto, il max plus è però non del completamento, ma della data. Quindi questo non è in ritardo. Non ho idea. Ah, perché se questo è maggiore di questo e questo è superiore di questo è in ritardo. Questo è superiore di questo. Ah, perché questo me lo segna effettivamente come 0. E quindi dobbiamo mettere un'altra condizione. Quindi è corretto questo. È corretto questo, solo che va messa un'altra condizione davanti. Che se la deadline è vuota, allora ci mettiamo. No. Chiudiamo. E adesso vediamo che sono tutti noi in ritardo. Questo non è in ritardo perché la deadline è il 25. Però se la deadline è il 25 e questo... Ah, perché il 10, ok. Se però in teoria io qua ci mettessi che... Quando è che è la deadline di questo? Il 25 del 9. E questo è il 10 del 10, non è... Non l'ha completato, no. Perché questo deve essere segnato come in ritardo. Quindi questo non lo deve... Max plus è maggiore della deadline, e questa è vera. E completamente interpretata. Ah, è storto. Questo è in ritardo. Questo è in ritardo, sì, perché l'hanno completato il 20 del 10. Per cui proviamo a fare un check. Questo non è in ritardo perché il 19.09 progetto 2.15 del 09, esatto. Per cui se io adesso qua ci metto 18.09 abbiamo finito il progetto 2, dovrebbe segnarmelo come non in ritardo. Non in ritardo, perfetto. E completamento, ci possiamo mettere anche data completamento o data ultimo aggiornamento. Che è semplicemente questo. No, passo un pezzo. Data ultimo aggiornamento 18.09, quindi è stato finito il 18.09, questo è stato finito il 20 del 10, per cui era effettivamente in ritardo, e questo è stato finito il 10 del 10, anzi non è ancora stato finito il 10 del 10, per cui è sicuramente in ritardo. Molto carino. Ultima cosa che dobbiamo fare è il drop down per queste informazioni qui, che anche questo, raga, è una bella spattina. Ah, dobbiamo finire anche il costo, facciamo anche questo, però anzi l'abbiamo messo di qua. Ultimo sbattino, io di solito li chiamo i fogli di support. E adesso ci mettiamo, tra l'altro fatemi sapere, ok. Quindi adesso qua ci mettiamo priorità, tipologia, business unit e responsabile. Support, abbiamo, facciamo un bel copia e incolla magari qua. Business unit, progetti, support,
e ci mettiamo le varie colonnine e i responsabili. Qua semplicemente faremo la lista dei responsabili, per cui facciamo Alex, Luca, Teresa. Priorità abbiamo detto urgente, alta, media, bassa, tipologia LTST, business unit IT. Creiamo tutte le tabelle. Chiamiamolo i vari range RNC responsabili. Ultimo step, questo qua la mettiamo in convalida dati e leggo qua RNG responsabili, e adesso abbiamo il drop down dei responsabili, e anche qua se un domani vengono aggiunti i responsabili, per cui arriva la cara Sofia, posso iniziare a inserire anche Sofia, molto carino. Stessa cosa per priorità, elenco, e tra l'altro mi sembra che con F4 non ricordo qual era il tasto esatto, F3 ci vengono fuori l'elenco di tutti i nostri nomi, per cui ad esempio adesso abbiamo RNG cos'era priorità, basta farci doppio clic e ce l'abbiamo, perché abbiamo utilizzato gli intervalli denominati da dati, elenco qua F3, questo è tipologia e abbiamo business unit. F3 business unit e ci siamo. Logistics non ho scritto corretto secondo me. Logistics, ah, forse ho sbagliato a selezionare il mio range, però per cambiare i nostri range basta andare su gestione nomi, RNGBU, esatto, questo qua dovrò mettere questo, perfetto, non me l'aveva preso. Perfetto, per cui dopo adesso la nostra cara amica si sistemerà tutti i suoi dati e ce l'abbiamo fatta in poco più di un'oretta, contando la pausa, contando tutto quanto, direi che non è affatto male.